Thank you.
che soprattutto sia di gradimento del nostro festeggiato. Noi abbiamo organizzato questo club per riunire, diciamo, i tifosi della provincia di Terni, che vogliamo comprendere tutta la provincia di Terni, per riunirli e per crearvi un punto di riferimento ogni qualvolta loro ne avranno bisogno. Di idee e di iniziative ne abbiamo tante, però siamo partiti, diciamo, da pochi giorni e ancora i risultati non si possono vedere, diciamo. Le nostre iniziative riguardano principalmente la Ternana e le partite della Ternana e soprattutto le trasferte della Ternana. Cioè noi organizziamo sempre Pullman e infatti abbiamo organizzato per domenica per Chieti e chiunque vuole partecipare può iscriversi al tavolo lì del segretario Botondi. Noi abbiamo come scopo, abbiamo appunto quello di creare un punto di riferimento per i nostri tifosi, sia abbiamo detto già per le trasferte, sia per quelle partite, come è stato il caso di domenica scorsa in Perugia, dove si trova molta difficoltà a reperire un biglietto. E infatti, cioè, i tesserati del club possono rivolgersi a noi anche per ottenere, diciamo, il biglietto quando si trovano in difficoltà nel cercarlo da altre parti, diciamo. La nostra nascita ufficiale è oggi, però oggi noi sono già molti giorni che stiamo lavorando per questo club. E può sembrare una cosa così, diciamo, semplice, ma non è affatto così, perché molte persone oltre a me si sono impegnate per riuscire a organizzare questo club e per organizzare questa festa, ma soprattutto per organizzarci nel costituire questo club, perché vabbè, può sembrare facile magari far stampare uno striscione o delle magliette, però non è stato facile costituirci, diciamo, legalmente, perché abbiamo dovuto seguire delle vie burocratiche come per altre associazioni. E io voglio appunto ringraziare i miei collaboratori, se così li posso chiamare, per il loro impegno che loro hanno dimostrato affinché il club sia costituito. Ecco, diciamo, la rinascita che c'è stata, diciamo, negli ultimi 5 anni, quando lui è l'unico giocatore che è rimasto con noi, e speriamo che rimanga anche il prossimo anno, quando speriamo di vedere. Ecco, diciamo, Di Paolo, personalmente io ho apprezzato un gesto, diciamo, quando all'indomani dell'allontanamento di Gianni Manco lui prese la fascia di capitano e subito dopo la prima partita disse che quella fascia non apparteneva a lui, ma bensì al capitano Gianni Manico, che era stato allontanato. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti, e ora passiamo alla presentazione dei nostri ospiti. Non ce ne sarebbe bisogno perché li conoscete tutti. Comunque vediamo Gianluca Azzori, Carlo Caramelli,
Poi abbiamo i due gol ad ordine di domenica, perché secondo me abbiamo vinto 2-0. Grazie di voi. E infine non potevo mancare il nostro Paolo Pesci. Noi abbiamo deciso di premiare Paolo e lo preghiamo di congratularsi a tavolo. Dobbiamo premiare con una targa a nome di tutti i tifosi della Ternana, non solo del nostro letto. È difficile ringraziare quando c'è tutta questa manifestazione di affetto da parte di tutti, insomma. Anche per non usare parole di circostanza e cercare, insomma, invece di trovare delle parole che possano far capire il reale stato emotivo che ha una persona quando riceve dopo tanto tempo così queste cose che sembrano delle più cose che il nuovo valore, che invece per uno che ha 30 anni, dopo 10-12 anni di carriera, e per un terzo di quale passati qui con questa maglia, hanno veramente capito che sono cose che rimarranno scolpite nel mio cuore per tutto il resto della mia vita. Grazie. Che chi vuole presentarsi, il tavolo è alla vostra sinistra. Bene, diciamo, Gianluca Anzori. Carlo Caravelli. Roberto Vermiglio. Francesco Raggi. Maurizio Raggi. Paolo Pesci. Abbiamo pensato di preparare un piccolo verzetto, chiamiamolo così, e se ci vogliamo accomodare possiamo... Attenzione, questa scotta, eh? Pela, se la chiudi andiamo su, adesso quando apro. Volevamo un attimo ringraziare Ivano Mari che è il centro di... Grazie Ivano. Maria Francesco. Non aspettiamo, 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 non
arrivando, ma bene, stai arrivando. Non so, Aspetta la forchetta, ma. Passa di dietro.